Il primo paziente trattato con il plasma nella regione Marche fuori pericolo. Nella giornata di oggi è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva al reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Il 14 luglio scorso il paziente 67 anni è stato spostato dal reparto di malattie infettive a quello di terapia intensiva perché le sue condizioni si erano aggravate a seguito di una polmonite interstiziale da Covid con gli organi compromessi, in particolare i polmoni. Come prevedono i nuovi protocolli, spiega il primario di terapia intensiva di Marche Nord, Michele Tempesta, il paziente non è stato intubato e abbiamo deciso di somministrargli il plasma iperimmune già dal giorno successivo. A questa somministrazione ne sono seguite altre due il 17 luglio e il 19. Dopo i primi giorni in cui il paziente si è dimostrato stabile, dopo una settimana è sensibilmente migliorato fino ad essere fuori pericolo. Un percorso che ci dà molte speranze, conclude.